Noi come Lega Ambiente siamo talmente convinti, diciamo, dell'importanza del denunciare le varie forme di illegalità ambientali da dedicargli ogni anno un apposito rapporto, che è il rapporto Ecomafia, che cerca in qualche modo di fare da sintesi a tutto il lavoro investigativo, repressivo sul fronte della criminalità ambientale, raccogliendo i dati di tutte le forze dell'ordine, cercando in qualche modo di dare un senso a questi numeri attraverso le storie, le inchieste delle varie procure. Di slogare su tutto il territorio, perché siamo convinti che la criminalità ambientale sia una vera emergenza di questo paese. È un'emergenza che, diciamo, si manifesta nei suoi tratti più nefasti da quando il nostro paese si è lanciato insieme ai paesi europei e, diciamo, verso la sua industrializzazione, verso, diciamo, un modello di sviluppo che ha portato, con sé anche, notevoli aspetti negativi per quanto riguarda soprattutto la tutela ambientale. In sostanza, l'ambiente non è stato mai adeguatamente tutelato da un modello di sviluppo, da un modello produttivo, da un modello consumistico che ha sistematicamente, messo da parte le questioni che riguardano la tutela ambientale. Sotto questo aspetto, la criminalità ambientale, in particolare l'ecomafia, non sono che una esasperazione violenta di un modello di pensiero che ha, ripeto, sistematicamente messo da parte le ragioni dell'ambiente, l'integrità degli ecosistemi e ha semplicemente messo al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, delle classi dirigenti, quello che è, diciamo, l'unico obiettivo che è quello economico e quello del progresso dal punto di vista materiale. Quindi l'ecomafia, la criminalità ambientale sono dentro questo ragionamento qua. Noi ogni anno con rapporti ecomafia, ma anche con innumerevoli dossier, lavori di analisi e di studio, cerchiamo di inquadrare il fenomeno, di seguirlo nelle sue evoluzioni, nelle sue mille sfaccettature. Quindi abbiamo la possibilità di raccontare anche come questi fenomeni evolvono nel tempo e come si intrecciano con i mercati legali, come si intrecciano con altri fenomeni criminali come la corruzione, come il generico malaffare e come la presenza determinante delle mafie, delle quattro mafie, che in ciascuno dei settori della criminalità ambientale svolgono un ruolo determinante. Quindi la nostra analisi passa dai rifiuti, dal ciclo legale dei rifiuti, al ciclo legale del cemento, ma anche prende in considerazione tutto il mercato illegale delle opere d'arte, il mercato illegale delle opere culturali, archeologiche, ma anche gli incendi, anche i furti d'acqua, insomma tutta quella pletora di reati ambientali che attentano la salute, gli ecosistemi e dei cittadini. Diciamo, già da qualche anno fotografa anche l'evolversi delle varie forme di illegalità che si manifestano nell'agroalimentare. Il nostro è un paese che è conosciuto nel mondo, il suo famoso Made in Italy, nell'enogastronomia, siamo un paese sicuramente rinomato per le produzioni di qualità. Produzioni che in qualche modo fanno tesoro della storia, dell'esperienza, della cultura dei tanti pezzi d'Italia che ne fanno il vanto del nostro Made in Italy e che scopriamo ogni giorno essere sotto l'attacco delle varie forme di criminalità ambientale, anche di tipo mafioso. Sicuramente la mafia siciliana nasce nelle campagne, in un territorio fortemente, un territorio agricolo. Ma nasce soprattutto nell'area più ricca della Sicilia, che è l'area del Palermitano, della Conca d'Oro, lì dove appunto la produzione già all'epoca dell'agricoltura era sicuramente la principale risorsa di quel territorio, quindi la mafia nasce lì, quindi da lì inizia la sua proiezione negli altri mercati, quindi sicuramente le campagne sono la culla delle mafie, sono il luogo dove hanno imposto la loro signoria, hanno imposto i loro voleri e sono riusciti dalle campagne a iniziare la loro scalata verso il potere, che poi è arrivato con l'industrializzazione a occuparsi anche del cemento, occuparsi poi anche degli stupefacenti e quant'altro. Ma nelle campagne, nel rapporto
con le terre, con l'agricoltura, hanno sempre mantenuto un'attenzione forte, sia nelle fasi dell'occupazione delle terre, quindi nella gestione più o meno diretta delle terre, quindi diciamo nella produzione stessa. Ancora oggi purtroppo i clan e le famiglie mafiose gestiscono anche il caporalato, gestiscono il lavoro nero nelle campagne, si occupano delle produzioni, ma sono soprattutto incisive nelle fasi che riguardano la commercializzazione, le intermediazioni dei prodotti enogastronomici. Hanno monopolizzato intere filiere agricole, agroalimentari, per esempio la camorra campana ha un sostanziale monopolio, per esempio per quanto riguarda il trasporto, ma anche nelle fasi dell'intermediazione, nel controllo che si manifesta forte sui mercati ortofrutticoli. Quante inchieste, neanche si possono contare le inchieste che hanno riguardato i mercati ortofrutticoli di Fondi, ma anche di Vittoria, anche al nord fino a quello di Milano. Ecco, è in quei mercati che impongono i loro prodotti, quindi impongono. Sicuramente si gestiscono l'intera filiera, quindi dalla produzione alla distribuzione, commercializzazione, fino poi in qualche modo alla punta più avanzata, quando poi riescono addirittura a imporre e a gestire i grandi centri commerciali, che anche lì, no? Dove poi alla fine tutti i prodotti trovano un loro luogo di aggregazione, quindi anche nella gestione dei centri commerciali la presenza delle mafie è molto forte, quindi una presenza mafiosa che si caratterizza per essere veramente onnipresente in ciascuna delle fasi, che parte dalla produzione fino a poi alla vendita diretta, ma che si manifesta anche attraverso tutta una serie di truffe, di interventi pesanti che incidono insomma anche sulla stessa sopravvivenza delle aziende legali. I clan hanno, e questo ce lo dicono non soltanto gli organi repressivi italiani, ma anche gli organi repressivi europei, ce lo dice anche l'Olaf, ce lo dicono anche i carabinieri, che le truffe per esempio dei fondi europei destinati all'agricoltura sono sempre altissime, le cifre sono incredibili, i controlli danno delle percentuali di reati accertati, soprattutto ad opera di famiglie mafiose per illeciti percepimenti di fondi destinati all'agricoltura, che sono veramente percentuali straordinarie, intorno al 75%, quindi ovviamente le truffe ai contributi pubblici sono un'altra, diciamo, delle teste di questo mosaico criminale, che appunto su tutto ciò che riguarda gli impegni, anche diciamo a livello economico, di finanziare, di sostenere l'agricoltura, vedono appunto la presenza dei clan che in qualche modo distorcono il mercato, quindi illeciti percepimenti di finanziamenti pubblici, ma anche tutta quella selva di reati che vanno dalle sofisticazioni alimentari, adulterazioni, falsificazioni, il sistema delle etichettature false è uno di quelli maggiormente, come dire, riscontrati nelle ultime indagini, rotoli di etichette che vengono poi attaccati ai prodotti più disparati, non soltanto nell'agroalimentare, a dire il vero, ma in tutto il Made in Italy, ma poi tutto ciò che riguarda le truffe del vino, con partite di vino sfuso proveniente dai più disparati paesi, che viene venduto come miscelato con altre partite di vino, è venduto come amarone o come vino DOP, come Chianti, oppure l'olio lampante, che non è nemmeno commestibile, che viene spacciato per extravergine d'oliva e quant'altro. Quindi sicuramente la tipologia di reati nel settore agroalimentare, nelle campagne, è veramente sterminato e ha due effetti evidenti. Uno sicuramente è quello che
incide pesantemente sul Made in Italy, quindi su tutto ciò che riguarda l'agricoltura di qualità. Incide soprattutto lì, dà un colpo mortale a tutte quelle aziende che, rispettando la legge, rispettando le regole, si trovano messe fuori mercato da chi le regole le viola sistematicamente. Colpisce in modo particolare chi punta invece ad un'agricoltura e quindi a una produzione di qualità che mira appunto a valorizzare quel territorio e quindi punta sulla qualità. Ecco, tutto questo viene in qualche modo colpito a morte da chi, usando per esempio false etichettature, falsi marchi, per esempio quello dei marchi protetti è una delle falsificazioni più sistematiche che viene fatta. Ecco, questo modo, queste vere e proprie truffe, oltre a colpire chiaramente, come dire, anche la mettere a rischio la salute dei cittadini, perché ovviamente in alcuni casi parliamo di prodotti che, pur essendo di pessima qualità, non sono particolarmente dannose per la salute, mentre in altri casi, per esempio il caso, uno dei più recenti che abbiamo assistito, è quello di uno stabilimento di bufale, di una fattoria appunto che produceva mozzarella di bufala, che venivano commercializzate in tutto il territorio nazionale, che è stato scoperto che operava con animali lasciati pascolare in mezzo ai rifiuti, con latte che veniva prodotto senza nessun tipo di igiene, eccetera eccetera, passando poi dalla scoperta di partite di latte in polvere che poi viene utilizzato e spacciato come latte dal quale poi si produce la mozzarella di bufala. Quindi sicuramente quello il settore dell'agroalimentare è uno dei settori che negli ultimi rapporti Ecomafia ha trovato maggior spazio. I reati accertati in questo settore sono dal 2011 al 2012 addirittura triplicati. I tipi di, diciamo, per quanto riguarda i numeri di reati accertati. Ciò significa sicuramente una forte pressione della criminalità, che appunto nell'enogastronomia ha cercato veramente di inserirsi in maniera sempre più incisiva, dall'altra parte anche di una accresciuta attenzione da parte degli organismi di controllo, forse l'ordine, magistratura in primis, ma anche l'ispettorato controllo qualità e tutti, diciamo, i vari soggetti che, aumentando i controlli, hanno portato a dei risultati, come dicevo prima, che sono più che triplicati i reati accertati dal 2011 al 2012. Quindi quello dell'agroalimentare è una delle forme della criminalità ambientale che abbiamo particolarmente a cuore, che stiamo seguendo da vicino e che possiamo dire che comunque sta suscitando anche l'attenzione da parte anche dell'Unione Europea e degli organismi internazionali, perché è sicuramente uno di quei segmenti criminali che in qualche modo suscitano immediatamente anche l'attenzione dell'opinione pubblica, a differenza sicuramente del ciclo dei rifiuti, dove c'è ancora una sorta di tara culturale per cui non... Ancora oggi è difficile che il tema dei rifiuti susciti attenzioni particolari. Quello dell'enogastronomia, da questo punto di vista, diciamo, se vogliamo trovare un lato positivo, è che comunque l'attenzione in questo segmento è cresciuto e stanno crescendo i risultati, e noi speriamo anche col prossimo rapporto Ecomafia di poter dimostrare questa attenzione che c'è. Infatti i dati dimostrano un'ulteriore crescita di infrazioni e soprattutto di un sistema che è sì sotto l'attacco delle mafie, come ho detto prima, in ciascun anello della catena, fino appunto alla commercializzazione finale, ma vede comunque un'attenzione sempre più accresciuta degli organismi di controllo, che non manca di dare risultati.